Benvenuti sul canale Till Games Italia, sono Gwenelan e oggi giochiamo a Foxtail, un'avventura grafica in Early Access sviluppata dalla Gingertips Game Studios, spero di averlo detto bene. E fatemi controllare brevemente l'audio del gioco. Ok, dovrebbe essere a posto. E quindi prima di tutto devo scusarmi con chi sapeva della diretta perché avevo detto che il gioco è uscito. Invece mi sono confusa, è semplicemente uscito in Early Access. Vabbè. Vediamo diciamo a che punto è questo gioco. Devo dire che ci ho già fatto qualche partita, ma non sono andata molto avanti. E sinceramente questa è una delle cose che mi ha un po' lasciato perplessa di questo gioco, perché era veramente da un sacco di tempo che non avevo così tante difficoltà a proseguire un'avventura grafica. Non so se sono io che sono rincoglionita o cosa. Comunque, la prima cosa curiosa da notare, a parte la lingua, che abbiamo inglese, il tedesco, questa cosa, che credo sia ucraino. O polacco, penso che quello fosse polacco, forse questo è ucraino. Non lo so, comunque noi lo teniamo in inglese. E la cosa diciamo peculiare, a parte la walking speed che c'è, possiamo accelerare perché la nostra personaggia non corre col doppio click. La peculiarità sono le difficoltà. Praticamente abbiamo very easy, in cui abbiamo praticamente il cursore che, ve lo faccio vedere perché non ricordo le singole opzioni, praticamente se il cursore è smart cambia forma per indicare le zone attive, mentre se il cursore non è smart, è, ecco qui, normal, il cursore resta sempre lo stesso. Praticamente le quattro difficoltà variano la facilità con cui è possibile trovare gli hotspot. Tutto qui, diciamo, perché per esempio mostro le zone attive con la barra spaziatrice. Quante sono? 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, no, ricordavo che fossero 4. Sono 5, più una custom. E per adesso noi le lasciamo così per il semplice fatto che voglio farvi vedere come funziona. Quindi, diciamo, abbiamo il cursore smart, e, nel senso che cambia forma quando lo passiamo su un oggetto interagibile. Abbiamo l'object cursor normal. Object cursor sarebbe praticamente il cursore si illumina oppure no. Ok. E infine le zone appunto attive vengono mostrate con la barra spaziatrice, mi sembra. Francamente io non ritengo che la difficoltà di un'avventura grafica sia misurata dalla difficoltà di trovare gli hotspot, perché cioè è anche abbastanza facile nasconderli, voglio dire. Quindi proviamo a fare il new game e vediamo che cosa ci aspetta. Teniamo conto che è un'avventura grafica indie, sviluppata con il Wintermute, non mi ricordo come si chiama, engine, quindi insomma, non aspettiamoci un AAA. Ma questo non vuol dire ovviamente che deve essere di pessima qualità. Quindi lei dice, pensavo che mia nonna mi avrebbe aspettata qua, forse si è scordata del mio arrivo. Ok, quindi siamo una volpina, siamo chiaramente un'adorabile volpina alla ricerca della nonna. Quindi vedete adesso che, per esempio, qui possiamo esaminare, quindi il cursore cambia aspetto. I comandi di questa avventura grafica sono semplificati perché è sempre possibile fare una sola azione sugli oggetti, e questo, come vedremo tra un po', a volte è scocciante al massimo. In questo caso possiamo solo esaminare questa roba. Questa era un coso dove vendono i biglietti, praticamente. Ma io volevo la descrizione di prima. Va bene. Lei praticamente fa diverse descrizioni e poi si ferma su quella più basica. In ogni caso ci ha detto che questa era una volta una cabina dove vendevano i biglietti, ma adesso è in disuso. Tutto qui. Poi abbiamo questo cartello, una vecchia insegna, ok, niente più, e appunto se vogliamo illuminare i punti basta premere la barra spaziatrice, come vedete ci sono
roba, diciamo, standard, insomma, niente di particolare, qui possiamo camminare. Apro, c'è questa lettera. Ecco, per esempio, se io voglio esaminare la lettera nell'inventario, lo posso fare solo prendendola e usandola su di me. La lettera della nonna, dice lei, ma mi invita a visitarla. Niente. Quindi bisogna fare queste cose più volte per vedere se e quanto è possibile esaminare un oggetto. E vedremo tra un po' perché la cosa diventa scocciante. E i tetti delle case sono fatti di reed, che non mi viene in questo momento la traduzione, è una tecnologia estremamente obsoleta. Metà delle case sono abbandonate, tutti si stanno spostando in città, che peccato. Va bene, basta. E di qua possiamo andare? Sì, possiamo andare, in effetti. Vedete, lei corre un pochino quando le faccio fare il doppio clic, ma non tanto. Ho preso la via sbagliata, dice lei, quindi abbiamo sbagliato strada. La natura ristora velocemente quel che ha perso. Qualche anno fa, tra qualche anno quest'albero cadrà e altri ne sorgeranno al suo posto, praticamente. Ok. Va bene, ma non andiamo a caso. Posso vedere la stanza e la mobilia bruciata attraverso la finestra. Una visione, diciamo, un po' inquietante. Ok, non ci interessa. Qua abbiamo... Dall'aspetto sembra che questa casa, insomma, sia bruciata tanto tempo fa. Ok, non voglio entrare qui, abbiamo sbagliato strada, quindi andiamo dalla strada giusta. Ups. Scusate, ovviamente questo gioco ho dovuto tenerlo in finestra, altrimenti OBS non lo prendeva. Andiamo. Qua non c'è nulla. Questa è un'altra cosa del gioco che mi lascia un po' perplessa, le aree inutili. Ok, qua abbiamo questo alveare enorme. Devi fare attenzione con... You have to be... Questa è una battuta cretina. Devi fare attenzione con le api, ha detto lei. Ma c'è un gioco di parole tra l'ape e be essere. Quindi, vabbè. Questi fiori hanno un odore così forte. Ma le api non mi lasciano avvicinare. Quindi non possiamo prendere questi fiori, praticamente, perché... Yay, sono arrivata. Questa quindi è la casa della nonna. Sweet, carino. Ok, abbiamo roba. Aha, un giornale, praticamente nuovo. Un numero del Village Herald. Lei si chiede cosa ci sia nelle news. I nuovi metodi di beet weeding, insomma, roba per agricoltori e coltivatori. Dimentica l'influenza dei dottori. Il radish è la cura per tutte le malattie. Le ragioni per piantare il celery. No, oggi non mi ricordo nessuna traduzione di piante. Quando la luna è in cancro. Incantesimi per bloccare le maledizioni dei vicini. Oh beh, è peggio di quanto pensassi. Possono venirmi in mente migliaia, insomma, di questi titoli, dice lei. Fa qualche esempio. Ride, ok. Queste sono le rose della nonna, che sono sempre le più belle. Possiamo fare qualcos'altro, queste sono sempre rose. Casa, dolce casa, andiamo. Ok, la scopina non la possiamo prendere. La nonna ama sedersi su questa panca. Non ho sete adesso, così è un pozzo. Entriamo. Nonna! Nonna! Sono qui! Oh! Che carine. Guarda quanto sei cresciuta! Sei diventata una vera bellezza! Ti sei fatta davvero bella. Nonna... neanche una... non somiglia assolutamente a quella
a quel cucciolo di lupo che sembravi una volta. Ma nonna, io non sono mai stata un cucciolo di lupo, è una volta. Oh, but you have been, don't argue. Oh, sì, ma che lo sei stata, non discutere, sei bellissima, insomma, lunga e rossa, praticamente. Non sei stata chiamata Lea per niente, sei il nostro raggio di sole. Va bene, la nonna ha il cervello partito. Oh, cosa sto facendo? Devi essere affamata dopo il tuo viaggio. Ti ho fatto una torta, la tua preferita. E prendiamo del tè, in sostanza, e dimmi tutto, raccontami tutto. Fai un tè e prendi una cosa di te, insomma, da qua. Ok, e qui possiamo esaminare un po' di roba. Questa è una foto del nonno, dei nonni giovani, in sostanza. Nonno è un pilota bello, insomma, bellissimo, e lei è una donna piccolina con un vestito. È stata presa il giorno del matrimonio, sono così felici. Ok, questa va bene. Cosa c'è? Non c'è altro che densa foresta fuori dalla finestra. La foresta là fuori è meravigliosa. Così tante caramelle! Oh, scusa, ho cliccato male. Ok, abbiamo preso una caramella blu. Abbiamo preso una caramella rossa. Abbiamo preso una caramella gialla. Oh, già, una caramella per ogni colore. Adesso, se volessimo esaminare le caramelle, stessa storia, dobbiamo usare su di lei. Quindi, lei se le mangia. Vedete il fastidio? Questa caramella è veramente buona, ha il sapore di un plum, che è un frutto, una rossa. Questa caramella è molto buona, ha il sapore di raspberry, che è un altro frutto, cioè una pianta, diciamo così. Questa caramella è molto buona, ha il sapore di mela. Ok, riprendiamo tutte le caramelle. Vedete che palle, cioè immaginate che avete, vi scordate e volete riesaminarlo quando siete in un'altra area. Siamo tornate con la torta. La torta di nonna, nulla ha un sapore migliore praticamente. La torta di pollo è la più deliziosa. Giustamente si mangiano la torta di pollo. Non faccio nulla di male se ne mangio solo una, e non ce la siamo mangiata. Ah, gerani! Nessuno ti costringe ad annusarli, sai? Il puzzo è così forte, dobbiamo liberarcene. Provaci! È più vecchia di te questa pianta. Tesoro, praticamente, togli le zampine dal mio geranio. Ok, quindi qui abbiamo qualcos'altro. Abbiamo questo libro, che poi vedremo di che si tratta. Abbiamo questa boccia che è strana. Questa è una bottiglia di un liquido non familiare, non ce n'è molto. C'è la cosa, insomma, questa cosa scritta qui. Non la volevo leggere. Fenia, prendila due volte a settimana. Non la prenderò ancora, non mi serve. Ho preso questa cosa. Questa. Ma perché oggi non mi vengono i denti? Questo vasetto è completamente vuoto ed era il vasetto in cui dovevamo trovare il tè. Oh, il vasetto è vuoto. Nonna, hai altro tè o caffè? Oh, non me ne ero accorta. Oh beh, pensi che puoi andare a prenderne un po' dal vecchio Korsak? Cioè, io sono appena arrivata e tu mi fai già, mi spedisci a fare cose. È un esperto nel raccogliere erbe e nel fare tè. Mi ricordo che il suo covo è sotto un oak, che è un tipo di albero, in questo momento non riesco a tradurlo. Non essere ridicola, non è per niente spaventoso, perché lei ne aveva paura di questo Korsak fin da quando era bambina. Non ti ricordi la strada? Eri una piccola volpina allora. Certo che me la ricordo. Beh, cosa stai aspettando allora? Vai, vai, prima che la torta si raffreddi. Cioè, nonna, ma vaffa. Sono appena arrivata col treno. Va bene. È sempre affascinante scoprire cosa è nascosto in posti troppo alti da raggiungere, praticamente. Queste sono foto di papà vicino al suo aeroplano. Ha passato l'intero volo e non ho fatto in tempo a leggere. Bene. L'uniforme da pilota gli si addice. Ok, questo ce la faccio. Ah sì, ha passato la sua intera vita, immagino manchi una parola, volando intorno al mondo. Ok.
questa è, ok, una tazza di tè, quindi ora possiamo esaminare le cose, una tazza vuota. Se sentite versi di animali non è il gioco, sono le mie bestie di là. Questa è sempre vuota, questo è un libro sulla creazione del mondo. Noi non lo leggeremo tutto perché... Comunque parla appunto della creazione del mondo e poi della figlia del creatore, Lea, la grande volpe, della nascita appunto di questa grande volpe. Quindi un racconto mitologico, diciamo così. Parliamo con la nonna, possiamo chiederle del nonno. Il nonno mi manca così tanto, sono passati anni, ma sembra ieri che creavamo insieme cose nel suo shed, insomma nella sua capanna praticamente. Vero, spendevate giorni lì costruendo navi e aeroplani e poi cercavamo e poi li provavamo nel laghetto lanciandoli da sopra il nido. Papà era amico di Korsak? Sì, sono stati amici fin dall'infanzia, hanno studiato insieme. Andavano spesso a fare, insomma, escursioni, non ho fatto tempo a leggere, e poi Korsak si è insomma, chiuso nel suo covo e si è immerso nella ricerca sull'erbalismo. Tuo nonno è andato a visitarlo per qualche tempo, ma tornava di solito di un cattivo umore. La casa bruciata? Non te l'ho mai chiesto, sai chi a chi apparteneva praticamente quella casa bruciata vicino al villaggio? Korsak viveva lì, non lo sapevi? Si è spostato nel covo del tutto dopo l'incendio, quindi ok. Questa è la camera della nonna, non possiamo fare nulla, tra l'altro non c'è luce. Ok. Nonna, perché sei in piedi? Non vuoi niente, ok. Lea, raggio di sole, aspetta un minuto prima che tu te ne vada. Ho qualcosa per te. Nonna, col tuo passo lento ci sbrighiamo tra 2 anni. Ora, dove l'ho messa? Il nonno ha lasciato questa chiave per te. Mi ha chiesto di dartela quando saresti arrivata. Ha detto perché... a cosa serve questa chiave? No, non l'ha fatto, ma penso che tu lo scoprirai. Ok, andrò in giro a guardare nel suo workshop, nel suo... come si chiama? Il posto dove costruisci le cose. Torna presto. Non ho proprio voglia di andare da Korsak. Figliola, ci dobbiamo andare. Oh! Questo perché il gioco devo tenerlo in finestra. Allora, abbiamo un'accetta. Questa ascia barracetta è infilzata proprio in questo pezzo di legno, praticamente. Non posso prenderla, ok. Possiamo andare avanti? Non andrò più in là. È buio e spaventoso, va bene. Ho 5 anni. E questo è il workshop del nonno. Wow, è proprio come quando ero piccola, il mio, come cacchio si chiama? Il mio laboratorio, chiamiamolo così, preferito. Gli attrezzi del nonno li rimetteva sempre a posto e li curava sempre, praticamente. Sembra che ce ne sia uno che manca. Foxkind, ah sì, la volpità, cioè invece dell'umanità, la volpità ha sempre desiderato volare. Papà non era solo un pilota, amava volare. Anch'io voglio diventare un uccello qualche volta, ok. Questo meccanismo sembra incompleto. Io questo meccanismo non ho ancora capito a cosa può servirmi, quindi non so. Perché dovrei accenderla? È pieno giorno. È una lampada, va bene. Bottiglie, bottigliette, vuote inutili.
una vecchia radio, il nonno la stava sempre riparando, cioè la riparava sempre, non funzionava. E se funzionasse lo stesso? Grande, questo è senza dubbio una inutile scatola di lampadine. Con lampadine, fili, chips e magneti. E me lo possiamo prendere? No, va bene. Una collezione di farfalle. Il nonno le collezionava. No, collezionava e studiava tutto quello che aveva a che fare col volo. Devono essere appassite dopo aver speso tutto questo tempo dietro il vetro. Vedete che le aree sono anche abbastanza, a parte alcune che sono vuote, proprio vuote, ma quelle che sono fatte cioè con abbastanza dettagli. Non ho idea di cosa servissero a cosa servissero queste rocce, praticamente. Il nonno non ha mai finito di costruire questo modello. Conosceva tutto del volo e non aveva mai smesso di studiarlo. Il nonno ha lavorato su questo per anni, va bene. Wow, una vera lanterna! L'abbiamo presa. È vuota e non ha il wick, sarebbe il... come si chiama? Quel filo che serve ad accenderla. Oggi, niente. La connessione inglese-italiano del cervello di Wendelan non fa contatto. Abbiamo un cassetto chiuso, e questo? Questo è aperto? Abbiamo trovato un coltellino. Ok, proviamo ad aprire qua? No. Qua? No, va bene. Sembra che il nonno abbia lasciato il diario per me. Mi chiedo come mai. Comunque, è stato bello da parte sua, è stato carino da parte sua. È strano, alcune pagine sono strappate. Qui ovviamente c'è tutto un racconto del nonno che io non vi leggerò, però ovviamente è importante per la storia, quindi nel caso sapete che dovete leggerlo. E in breve praticamente racconta di come lui e Korczok stessero cercando di scoprire delle cose, di arrivare a un qualche obiettivo che non è chiaro, e però Korczok era molto più deciso di lui nel portare a termine questa cosa, e alla fine lui praticamente se n'è andato a vivere con la nonna, con la nonna della nostra protagonista, e insomma è resta tutto molto misterioso, quindi sicuramente starà a noi scoprire di che si tratta. Scusami, fammi vedere qua. No, 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 non volevo fare questo. Non volevo fare questo. Esci. Volevo fare questo. No, ok. E questo qua? No. Ok, niente, andiamo avanti. Ok, abbiamo trovato il diario del nonno. E adesso andiamo via. Vediamo se possiamo usare qua. La mia gola è secca. Ok. Un secchio di acqua fresca servirà bene, insomma. Ops. Oh, fantastico! Meraviglioso! Adesso qualcuno deve ripararlo. E penso di sapere chi è quel qualcuno. Ovviamente siamo noi. Ho ancora sete, però. Bene. E figlia mia. No, vai. Ok, niente, dobbiamo poi vedere come riparare, quindi abbiamo anche questo compito. E qui ovviamente saranno scritti tutti i nostri, tutte le quest, tutto quello che succede. Anche i commenti alla vicenda, quindi non saranno cose semplicemente utili. Allora, quindi per andare da Korczok, vediamo qui cosa c'è. Korczok, la vecchia volpe, e si va di là, vedete che è più chiaro di così, non può essere, questo è inutile, vedete queste aree inutili? Cioè, è un peccato sprecare, tra virgolette, un'area così, ma potevo andare di là. No. È peccato sprecare un'area così. Ma non la devi mangiare?
Che raspberry deliziosa. Vedete, queste sono le raspberry. Niente, ce le stiamo mangiando tutte. Posso mangiarle per sempre. Ma io le faccio mangiare tutte. Non ce n'è più. Te ne sei sbaffate. Corsac è sempre di là. Che schifo. Quale puzzone vive in questo covo praticamente? Hanno buttato tutti i loro rimasugli proprio qui nell'entrata. Apple stubs, plums and cherry stones. Sono praticamente i noccioli di mela, di cherry, di ciliegia e di plum, che era il gusto di questa cosa blu che adesso non mi viene in mente. Qua? Oddio. Il mio cuore mi è finito in bocca, mi sono spaventata praticamente. Povero. Oh, una vecchia corda la usavamo per sollevare le cose. Possiamo fare qualcosa con questo? No? Ok. Abbiamo costruito questa scala anni fa, praticamente. Porta a un luogo magico. Saliamo a questo luogo magico. Però con gli altri. Abbiamo il nido. Questo è il loro nido dove lei giocava, praticamente, quando era bambina. Questa tenda era bianca come la neve, praticamente. Ci proteggeva dal sole. È coperta di buchi e non è più tanto bianca come una volta. Va bene. E tenevamo qui dentro dei piccoli giocattoli. Alcuni di loro andarono persi. Non ho mai raggiunto il fondo. Ah, un fondo? E abbiamo questa corda. Possiamo magari usare la corda per il pozzo. Ok, quindi niente di che, andiamo giù. Ok, cool, ho una corda, bene. Lei non si ricorda di questo nido, praticamente. C'è qualcuno lì? Hello, c'è qualcuno? Come stai? Ciao, mi chiamo Lea. Come stai? Questo si esprime a grugniti. Per quanto tempo hai vissuto qui? Non ricordo questo nido, questo burrow, come lo vogliamo chiamare. Sì, questo grugnito irritato. Questa era la nostra casa, intendo dire il nido sopra l'albero. Un grugnito sorpreso. E basta, perché lui non ci vuole calcolare più di tanto. Questo è uno stagno. Non possiamo fare nulla con l'acqua. Oh. I pesci amano le cose luccicanti. Lei si chiede se qualcuno potrebbe prendere qualcosa in questo posto. C'erano pesci prima e suo padre li trollava. Cioè, suo nonno, volevo dire, suo nonno trollava i pesci. Voglio dire solo questo. Poi ci sono questi esserini, vieni, che ogni volta che ci passo il mouse di sopra se ne scappano, non ho ancora capito a che servono. Poi sono ranocchi, ovviamente. A fish likes shiny things. Shiny, ma... Vabbè. Questo indica sempre Corsac, ed eccolo qua. Oh, blueberries! Queste bacche, credo che siano. Viene fumo dal camino, quindi vuol dire che l'erbalista è a casa. Ok, quindi ci può dare il tè. E chiusa a chiave, come faccio a entrare? Bussare? Nessuno risponde quando busso. E penserei che nessuno è in casa se non fosse che viene, come si dice, fumo dal camino, quindi qualcuno ci deve essere. Ok, abbiamo un uccellino, non possiamo fare nulla con l'uccellino.
Abbiamo una pianta. Che lei, per no, lei non è forse abbastanza per prenderla, ma noi siamo furbi abbastanza per prenderla. E voilà! Vi sto facendo vedere qualche enigma praticamente, ma... Aha, eccellente! Adesso apriamo questa porta. Un po' di fumo non gli farà del male. Il cammino deve essersi intasato con le foglie di nuovo. Dovrò... più tardi lo pulirò praticamente. Oh beh, lascerò la porta aperta per far arieggiare il covo. Mi ha quasi beccata. Cazzo ti ridi, figlia mia. Andiamo dentro. E voilà. Buongiorno, mi chiamo Lea. Mia nonna Fenia mi ha mandato per prendere del tè. Vieni un po' più vicino. Non ti posso sentire, non riesco a sentirti. Mi chiamo Lea. Mia nonna Fenia? No, non posso ancora sentirti. Più forte, per favore. Oh, per piacere. Mi chiamo Lea. Mia nonna Fenia? Non riesco a sentire una parola di quel che stai dicendo. È sordo, cioè, è proprio sordo. Meraviglioso. Adesso come faccio a dirgli quel che mi serve? Dice che lui è da un po' che è diventato sordo e che almeno così i ratti non lo disturbano perché non li può sentire grattare tutta la notte. Devi essere venuta a vedere il vecchio erbalista e il suo covo? No, in realtà io ho il vecchio Corsac, ha qualcosa di utile per tutti. Erbe medicinali, radici magiche, vermi secchi, che schifo. E pozioni d'amore per le giovani volpi. Grazie, posso farne a meno. Quindi, che faccio con lui? Ok, allora direi... proviamo a fargli vedere questa. Questo è un bel vasetto. Perché è vuoto, però? Questo è un vasetto del tè. Forse vorresti del... pickled moss, che è una cosa che non c'entra niente col tè. Non l'ho fatto in tempo a leggere. Mi serve solo del tè. Proviamo questa. Niente. Sono deficiente, guarda. Grazie per la torta. Prendi questo olio profumato. Oh, grazie. Olio profumato. Quest'olio profuma di rose. Ok. Ma come cacchio faccio? Una vecchia lanterna completamente inutile. Ok, io questa cosa l'avevo fatta e non me la ricordo. Grazie per le blueberry. Ah, forse questa. Oh, tu sei la nipote di Fenia. Allora devi essere venuta a prendere del tè. Peccato che non ne abbia. L'ho finito. Adesso devo andare a prenderne altro. Ma le mie gambe non sono più quelle di una volta. Per dire la verità, non so neanche cosa fare. Oh, bene. Non c'è tè per noi allora. E se tu prendessi le erbe e facessi il tè per conto tuo? Cioè, vorrei ricordare a tutti che noi siamo appena arrivati dopo un lungo viaggio in treno. E lui praticamente si offre quindi di dirci quali erbe servono. Quindi abbiamo bisogno di raspberries, quelle che ci siamo mangiate tutti, goose flowers, che non so che siano, catsworth e tutsan. Abbiamo un sacco di raspberry nel bosco. Ops! Penso che ci sarà un problema a trovare le raspberry. O potresti avere problemi col Catsworth. È così popolare che ne rimane poco. E non dovresti avere problemi a trovare le altre due erbe. Ma non so neanche che tipo di erbe siano. Come faccio a trovarle? Beh, ho un lavoro da fare. Torna quando hai trovato tutto. Lui è sordo, quindi non ci caga assolutamente. Possiamo guardare la libreria. Quindi, vedete, questa è una cosa, diciamo, di questo gioco. Ci sono dei pezzi molto curati, come questo, perché qui vi faccio vedere, guardate quanta roba abbiamo, cioè, ci sono varie cose da fare con questi oggetti. E ci sono altre aree, come alcune in cui siamo passati, che sono vuote, apparentemente inutili. E, oh, ops.
si era sbloccato il gioco. Mi sembrava bloccato. No, non toccare le mie pozioni. Non le vuoi in ogni caso. Sto solo guardando. Se sei interessata a comprare qualcosa, chiedimelo. Ma se tu non mi senti, coglione. Mi sento stanca per qualche ragione. Non ti puoi stare su questo sgabello, ma secondo me è una sedia. Questa sedia è fatta per leggere, non per sedersi. In che cosa mi sono cacciata? È in una specie di manicomio. Sì, concordo, figlia mia, concordo. Qui non possiamo fare nulla. Odora di buono. Ouch! I carboni sono ancora caldi. Beh, cretina. Ma in qualche modo non lo posso accendere, come se li facessi così. Ah, ok, adesso abbiamo l'olio, ma non ha il wick. Se facessi così, no. No. Allora, io questo pezzo l'ho fatto, è che non me lo ricordo. Non voglio toccare i suoi vestiti, specialmente mentre mi guarda, giustamente. Oh, c'era un modo però. Lui dice che questa zuppa che sta facendo è velenosa, quindi no. Ah, ok, allora li mette qua per bruciarli praticamente, visto che è un giornale inutile. E poi io mi ricordo che c'era un modo per... Vabbè, andiamo a prendere le piante. Allora, prendiamo un'altra blueberry. Dunque, qui non possiamo andare. E vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo qua. No, va bene. Andiamo con lui a Raspberry. Sto cercando una raspberry per il mio tè. Ne hai alcune? Grugnito intelligente, cioè. Ciao, forse tornerò più tardi. Allora, siccome mi pare di starvi facendo vedere troppa roba, direi, diciamo, vi faccio vedere un altro pochino e poi basta. Mi pare che era questa quella raspberry. Oh no, cosa dovrei fare adesso? Scendere. E no, vorrei lasciartela. Proviamo a lasciargliela. Non ci sono più raspberry. Dove le trovo adesso? Vediamo se ce l'ha data. No, non ci sta ignorando proprio. L'altra volta ho fatto così e ha funzionato. No, scusa, torna indietro. C'era qualcosa che... No, ok. E andiamo dalla nonna. Oh, andiamo dalla nonna, maledizione. Allora, prima di tutto possiamo sicuramente attaccare questo qua. Ho attaccato la corda. Adesso tutto quello che mi serve è trovare un secchio. Proviamo a entrare. La nonna sta dormendo, ora... mangiatela un attimo. Sì, sa di raspberry. Ok, prendiamo un altro pezzo di torta. Ok, prendiamo questo geranio. Bene, posso rubare questo puzzolente fiore mentre la nonna sta dormendo. Questo fiore puzzolente. È un fiore molto puzzolente. Proviamo a parlare con la nonna, sperando che non si accorga. Nonna? Nonna? Sì, cara? Parliamo delle erbe. E Korsak ha finito il tè. Mi ha detto quale erbe devo prendere. Il problema è che non so che aspetto hanno o dove trovarle. Beh, io ho un libro sull'erbalismo sul mio comodino. Perché non dai un'occhiata? Davvero, grazie! Lea, dov'è il mio geranio?
Ops. L'ho portato fuori per fargli prendere aria. Non ti permettere. Abbiamo preso questo libro. Erbe medicinali. Allora, dobbiamo prendere Goose Flower. È questa cosa qua, praticamente. E sono quelli a cui stanno dando la caccia le api, praticamente. Quindi dobbiamo trovare un modo per levare le api di torno. Poi abbiamo Tatsan, che è questa pianta qua. Catsworth, che è questa pianta qua. E Burdock, che non ci serve. Grave Shrub, che penso... è velenosa. E penso che comunque si avvicina ai cimitero simile. Daisy, vabbè, questa la conoscono tutti. E basta, ok. Sembra che io abbia già letto questo libro e poi l'ho riempito un po', perché i disegni li ha fatti lei. Hai trovato il libro? Sì, nonna, grazie. E... non possiamo più rubare il geranio, quindi... di qua. E... ok. Ora, vedete, questi sono sicuramente... a Honey Bloom. Le api sono in mezzo ai piedi e sono selvagge, ce ne sono così tante. Dobbiamo trovare il modo di eliminarle da qua. Qua non c'è nulla. Ovviamente è inutile che ve lo dico, ma questo libro praticamente vi spiega anche le proprietà dei fiori, quindi va a letto anche quello, insomma. Tanto è breve. Abbiamo la casetta bruciata, vediamo di entrare questa volta. Mio Dio, desolazione. Queste cornici contenevano delle foto, ma sono state perse nel fuoco, giustamente. Ops, un gatto. Che cosa diavolo stai facendo? Pensi che siccome sei un gatto nero puoi fare quello che vuoi? Sì, il gatto pensa questo, ovviamente è un gatto. Allora siediti qui tutto il tempo. Questa è Catmint e c'è un gatto. Che cosa inaspettata, com'è originale. Beh, non hai davvero intenzione di graffiarmi, vero? Sì, ne ha intenzione. Quindi questa è un'altra delle piante. Ora io sinceramente non capisco perché le piante sono state... hanno cambiato nome, ma comunque è scritto qua, per esempio Catsworth. Più comunemente nota come mint, menta, quindi insomma, bene, non ci si confonde. Ora, sono un po' indecisa se andare avanti oppure no, perché mi sembra di star mostrando anche troppo del gioco, voglio dire. Quindi io francamente mi fermerei qua. Diciamo che avete più o meno visto un pochino com'è. Questa è la prima oretta di gioco che abbiamo fatto, più o meno. Allora, diciamo che non ho ancora un'opinione ben definita su questa avventura grafica. E ci sono delle cose che mi sembrano adorabili, come per esempio la grafica stessa. E la storia anche... cioè, la storia veramente non lo so, perché comincia veramente molto lentamente e tutta la questione del tè poi si risolverà in un... in una specie di nulla di fatto, quindi... Però, d'altra parte, ci sono degli indizi in sostanza che fanno immaginare qualcosa di un po' surreale e sembra carino, però non sono andata così tanto avanti da poter dire com'è. E dall'altro lato ci sono alcune questioni tecniche che mi perplimono, per esempio appunto le aree inutili come questa, e, oppure le aree apparentemente inutili in cui però bisogna ripassare per sbloccare alcune cose, se così, senza indizi, senza niente, quindi è un po' fastidioso questo fatto. E anche l'impossibilità di esaminare gli oggetti per conto proprio, cioè senza doverglieli
fare usare, e o semplicemente già il fatto di non poter scegliere tra usare ed esaminare un oggetto, cioè il fatto che ci sia comunque sempre un'azione legata a un solo oggetto, queste cose non mi fanno, non mi entusiasmano granché, non sono a livello proprio di gusto, ma anche perché mi sembrano limitanti, specialmente quella dell'unica azione, perché, cioè, allora, se io faccio così è chiaro che, cioè, lei farà quello che vuole con queste piante, non posso dirglielo io. È vero che se io ho un oggetto posso provare a usarlo, però, boh, non sono convinta. Non sono per niente convinta di questo approccio. E vabbè, vi faccio vedere solo le api, perché ormai avete capito come si fa con le api. Penso. Prendiamo questo puzzolente geranio. Andiamo. Oh! Ok, allora vediamo un po'. Anche un fiore così puzzolente e stupido può essere molto utile. Spero che distragga, che l'odore le distragga. Le ha distratte. Oh madonna. Cioè, questo geranio è peggio della puzza dei piedi. Wow, non l'effetto che mi aspettavo. Adesso posso prendere un po' di honey bloom. Perfetto, proprio quello che mi serviva, del honey bloom. Quindi abbiamo la nostra prima piantina e la mettiamo qua. E queste? Niente, qui non posso fare nulla. Ah, ne ho preso un'altra po', vabbè, giusto per... Posso metterlo all'infinito qua dentro? Ah, vabbè. E queste le lasciamo morte, diciamo. Vediamo se possiamo fare qualcosa qua. E ok, e no, questa volta ci fermiamo qui per davvero. E questo era il mio salvataggio, ne facciamo comunque un altro. E diciamo, più o meno, penso che vi siate fatti un'idea del gioco. Secondo me è un pochino... ok, è un early access, quindi è una cosa normale, ma diciamo ha bisogno di un po' di polish in alcuni punti. Perché non è male quel che c'è, ma secondo me non è sempre espresso al meglio, specialmente in maniera chiara per noi, perché gran parte di quello che vi ho fatto vedere adesso vi può sembrare ovvio e logico, ma io ci ho messo un po' a raccogliere tutti gli indizi. Ora, non so se io mi sono abituata male con avventure, tra virgolette, moderne e che quindi mi aiutano, oppure se è lei che è un'avventura un pochino... ostica da questo punto di vista, ma secondo me, ripeto, non è ostico l'enigma in sé, e secondo me è un po' scomodo il modo in cui sono mostrati al giocatore, quindi il gioco in sé sembra assolutamente adorabile e io non credo anche che, neanche che sia una cosa così dolce e carina come può sembrare per la grafica, per il fatto che comunque sono animali, sono animaletti parlanti, insomma, sembra tutto molto puccettoso, ma secondo me non è così che andrà a svilupparsi la storia. Ci sarà qualcosa di un po' più amaro da qualche parte, insomma. E quindi questo era Foxtail. Al momento è in early access su Steam, quindi lo potete trovare lì. E tra l'altro una cosa carinissima, che capisco che non abbia alcuna influenza né sul gioco né su niente, però è una cosa carina, praticamente nelle domande di Steam relative all'early access, quelle tipo perché questo gioco è in early access, quanto durerà l'early access, quali sono le differenze tra la versione in early access e quella definitiva, eccetera eccetera, gli sviluppatori hanno risposto con delle poesie, delle poesiole molto molto semplici, quindi chi sa un pochino di inglese le può apprezzare, sono proprio robe, sono filastrocche più che poesia, e niente, è solamente una cosa carina, quindi diciamo
graziosa, tutto qua. E se è così, diciamo, se con questo spirito che hanno fatto il gioco, sarà graziosissimo anche questo. Già è graziosissima, tipo la grafica è graziosissima, i personaggi sono adorabili, cioè lo state vedendo. Se va avanti così, sarà assolutamente grazioso. Quindi spero che vi siate divertiti, soprattutto vi siete fatti più o meno un'idea del gioco. Magari ci rivediamo quando sarà uscito del tutto. E se vi siete divertiti, iscrivetevi al canale. E se per chi di voi mi guarda su YouTube, lasciate un like sotto il video. E ci vediamo la prossima volta su Twitch, venerdì 9 marzo, con Crossing Souls. E quindi alla prossima, ciao!